questo atteso incontro, un incontro che vedrà lo yoga cercare di alimentare ancora le speranze di salvezza, mentre per la Peroni si tratta di una partita delicatissima, una partita che può lanciarla verso i playoff o invischiarla pure lei nelle panie della retrocessione. I due quintetti agli ordini degli arbitri Filippone e Petrosino schierati in campo, Gualco, Douglas, Jacopini, Vicinelli e Leon Douglas per la Yoga, mentre per la Peroni sono Fantozzi, Gelani, Carrera, Restani e Forti. La partita è già iniziata e il primo tiro da parte della Peroni è stato sbagliato, per cui recupero della Yoga con John Douglas, che serve il fratello Leon Douglas, molto abile a schivare la guardia sia di Carrera che di Gelani e a proiettarsi a canestro. C'è il primo fallo, fallo che è stato aggiudicato a Carrera, mentre Leon Douglas si era fermato dolorante, ma ora riprende e va sulla lunetta per battere i due tiri liberi concessi. Vediamo Leon Douglas in lunetta realizzare il primo, quindi il primo punto della partita è per lo yoga. Rimbalzo di Restani sull'errore di Leon Douglas e quindi secondo pallone giocato in attacco da parte della Peroni. Vediamo che Restani in posizione alta aspetta il piazzamento servito Forti, poi ancora Carrera e poi Fantozzi. Anche Fantozzi con una vistosa ginocchiera, non è entrato in campo Tonut che è tornato ai campi di gioco appena la domenica scorsa, e ora Forti da tre punti, quindi tre punti, i primi tre punti per la Peroni, 3-1 il punteggio dopo un minuto circa di gioco. Numerosissimo pubblico presente oggi, le buone prestazioni della squadra di casa hanno fatto sì che circa 5.500 persone siano oggi presenti al Palazzo dello Sport. Le ultime partite dove la Yoga ha giocato molto molto bene, soprattutto l'ultima contro l'Indesit, ma anche nelle precedenti, anche in trasferta contro il Banco Roma, la squadra aveva dimostrato di essere viva, anche se sempre invischiata per la retrocessione. C'è stato un fallo ora a favore dello Yoga e un fallo in attacco, un blocco irregolare da parte di Leon Douglas, quindi possibilità sfumata per l'attacco e quindi una rimessa per la Peroni. E Forti per Fantozzi, Fantozzi playmaker della squadra livornese, con Gelani che con un bel gioco a due con Fantozzi, però Fantozzi preferisce riaprire nuovamente perché sotto canestro c'erano i tentacoli di Leon Douglas, poi ancora fuori per Fantozzi, difesa individuale da parte della Yoga. Ora Gelani al primo tiro e al primo canestro, 5-1, difficili queste battute soprattutto in attacco per la Yoga. Ora è Leon che cerca di liberarsi della guardia di Carrera, vi riesce molto bene. Tre punti dello Yoga, sono tutte marca Leon Douglas, servito Gelani in posizione di post alto, poi ancora Forti, difende molto bene Jacopini su di lui, gli impedisce il passaggio, comunque l'ultimo tocco è della giovane guardia bolognese, per cui rimessa per la Peroni con Fantozzi che cerca la penetrazione, ma John Douglas è molto aggressivo su di lui, è servito sotto molto bene Gelani che però tenta uno stranissimo tiro senza risultato. Ancora palla conquistata dallo Yoga con John Douglas e cerca la penetrazione ma perde palla senza che nessuno dei livornesi l'abbia toccata, per cui rimessa. Il gioco riprende ancora con Fantozzi in velocità, però si arresta e aspetta il piazzamento dei compagni con Gualco faccia a faccia con Restani. Ancora una palla persa da Forti, veramente inspiegabili questi due palloni buttati al vento dal giovane giocatore. Anche Gualco a momenti perde palla ma poi recupera. Due punti per Maurizio Gualco, per il capitano 5 pari, quindi un buon recupero da parte dello Yoga dopo essere stata sotto di 4 lunghezze. 5 pari dopo 3 minuti esatti di gioco per la prima frazione di gioco di questa partita. Ancora Fantozzi, John Douglas su di lui, servito Gelani, marcato da Leon Douglas, si gira Gelani, molto bravo
anche con un po' di fortuna, comunque 2 su 2, a parte il pallone perso poco fa, quindi 2 su 3 se vogliamo dire per Gelani, 4 punti dei 7 realizzati dalla sua squadra con Jacopini, ora Gualco e ancora Jacopini, infrazione di passi in partenza commessi da Jacopini. La classifica vede attualmente la Peroni con 18 punti, nona in classifica, però con un nutrito gruppo, Scavolini, Stefano Elmar, mentre la Yoga è a 10 punti ed è ultima con Australian e Onchi. Intanto vediamo che Gelani si è recato presso la panchina, ha qualche problema, più che altro non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, tanto è che il giocatore rientra immediatamente in campo. 7 a 5 il punteggio, 3 minuti e mezzo di gioco. Fantozzi cerca la velocità per superare John Douglas, ma recupera molto bene su di lui. Bel gioco con Restani, sbaglia Restani la conclusione sotto, ma il rimbalzo è di Carrera, che sbaglia clamorosamente Carrera. Una occasione veramente incredibile buttata al vento dal giocatore livornese. Dalla parte opposta intanto sul contrattacco c'è stato un fallo di Fantozzi, è il primo fallo per il play livornese, rimessa per lo Yoga. Vediamo ancora che Leon Douglas manca dal campo, si sta rientrando in questo istante, era ancora una volta andato presso la panchina, ora ha ripreso posto nella posizione che gli compete per effettuare questo gioco e difatti è proprio lui che riceve. E fallo commesso da Carrera, è il primo fallo di Carrera. Due tiri per Leon Douglas. E ancora due tiri per Leon Douglas, molto pericoloso. Sotto le plance c'è Gelani che fa fatica a controllarlo. Ancora un tiro libero realizzato da Leon Douglas. Cinque punti per Leon, punteggio di 7 pari. Il prossimo turno vedrà due partite molto impegnative per entrambe le formazioni. La Peroni giocherà in casa contro la Simac, ha sbagliato ancora intanto Restani, mentre la Granarolo è attesa giovedì, la Yoga è attesa giovedì con il derby con la Granarolo. Jacopini ancora impreciso sotto le planche, ha sbagliato un canestro facilissimo, mentre Fantozzi una bella penetrazione vincente. Sono i due primi punti anche per il playmaker livornese, 9-7 il punteggio. Vi dicevo che giovedì sera vi sarà l'attesissimo derby che vedrà le due tifoserie bolognesi pronte, con infrazione di passi in partenza, ancora una palla perduta in attacco molto banalmente da parte dello Yoga e il Livorno riesce ad andare in contropiede con facilità. Jacopini è stato costretto a commettere un fallo visibilissimo contro Gelani. 9-7 con Gelani in lunetta. Domenica scorsa la Peroni aveva disputato una partita molto bella contro le Riunite, ha vinto per 100-76 con i due americani, sia Gelani e Restani in evidenza. Fino a questo momento non ci sembra che soprattutto Restani sia altrettanto valido come lo è stato domenica scorsa. Comunque la partita è certamente lunga, fino a questo momento 0 su 2 per Restani. Gelani ha sbagliato il primo, realizza il secondo dalla lunetta, è il quinto punto per il nero americano livornese e massimo vantaggio dopo il pareggio 5-5, 10-7 a favore del Livorno, con Jacopini fronteggiato da Forti, Gualco è marcato da Restani, mentre Fantozzi si prende cura di John Douglas. John Douglas cerca di liberarsi, viene stoppato da Restani, quindi ancora una palla persa in attacco con Fantozzi che serve fuori Restani, poi preferisce aprire ancora per Forti, sbaglia Forti, bel rimbalzo di Vicinelli, è la prima volta che vediamo Vicinelli prendere un pallone, fino a questo momento non l'ha letteralmente toccato, servito sotto Leon Douglas, anche questa volta Leon sbaglia un canestro incredibile, molti errori da entrambe le parti. Vicinelli, fallo sulla penetrazione di Fantozzi. Proprio Vicinelli, domenica autore di una partita incredibile contro l'Indesit, una partita molto molto bella, 11 su 13 per lui al tiro, 5 su 7 dalla lunetta, quindi veramente una prestazione mostruosa per il giovane talento di casa
Fortitudo. Comunque ancora l'Aperone in possesso di palla con la possibilità di, non si battono i due tiri liberi, c'è soltanto una rimessa dalla linea laterale già effettuata. Restani al tiro, sbaglia ancora Restani, quindi un altro errore per il giocatore livornese, veramente incredibile questo suo inizio di partita. Vediamo un po' i quintetti schierati con il numero 20 Forti, col 17 Carrera, col 18 Restani, col numero 10 Fantozzi, con l'11 Gelani in maglia rossa. Intanto Jacopini ha realizzato i suoi primi due punti, ancora accorciate le distanze, una sola lunghezza da recuperare per la squadra ora in difesa. Recupero fortunoso ma valido da parte della Fortitudo con Jacopini in penetrazione, sbaglia Jacopini ma Gualco ha un tap-in vincente veramente stupendo, molto bravo Gualco, avvitato in cielo, se così si può affermare, e ha corretto l'errore di Jacopini con un bellissimo tap-in. 11-10 è il primo vantaggio dopo il primo punto iniziale di Leon Douglas. Non buono il canestro, c'è un fallo. Vi dicevo, il primo vantaggio da parte dello Yoga dopo il primo punto iniziale segnato da Leon Douglas su tiro libero. È stato il secondo fallo di Vicinelli e ancora quindi la rimessa in gioco per l'Aperoni. Fantozzi, John Douglas lo marca molto bene, sbaglia Fantozzi, non conquista il rimbalzo Carrera ma lo fa Gelani, forse commette infrazione di passi, una scivolata e c'è un tecnico fischiato da Filippone, vediamo se il colpevole è un giocatore o la panchina, ma penso si tratti della panchina. La protesta da parte della panchina, anche se non è giustificata, comunque è comprensibile, certamente Gelani aveva commesso infrazione di passi, una scivolata incredibile, non rilevata, è costata un canestro e oltre al canestro anche due tiri liberi e palla a lato a favore della Peroni, quindi veramente una situazione dannosa per la squadra di casa. C'è stato il primo cambio intanto fra le file livornesi, maglia rossa, col numero 7 è entrato Alberto Tonut, il giovane giocatore che di recente è rientrato dall'infortunio al menisco, al ginocchio, e che proprio domenica ha disputato la sua prima partita. Intanto Restani ha segnato i primi due punti della partita, quindi 14-11, quindi da un possibile vantaggio di un punto si è passati a tre lunghezze da recuperare con la palla in mano ai livornesi. 7 minuti già giocati, quindi 13 e qualcosa al termine della prima frazione di gioco, con Livorno in possesso di palla. Restani taglia, servito, e questa volta realizza. È il quarto punto di Restani, un parziale di 6-0 a favore della Peroni, e quindi 5 lunghezze per lo Yoga da recuperare. Sempre lo stesso quintetto con Gualco che ora va al tiro, sbaglia Gualco. Recupero di Carrera, servito forte in velocità, il giocatore oltrepassa la metà campo e serve Tonut, probabilmente Tonut aveva toccato, anche se soltanto sfiorato la palla, l'albero Filippone anche in questa occasione non ci è sembrato molto preciso, non ha visto, andiamo a dire così, non ha visto, e anche questa palla che probabilmente con doveva essere nostra e invece ancora nelle mani della squadra di Livorno. Vediamo i parziali fino a questo momento: 4 punti Gualco, 2 punti Jacopini, 5 punti Leon Douglas, quindi solo 3 giocatori, punteggio molto basso dopo 9 minuti, dopo 8 minuti di gioco circa, soltanto 16-11, e soprattutto solo 3 giocatori dello Yoga sono andati a segno. Certo che il primo tempo incredibile di domenica scorsa contro l'Indesit lasciava sperare qualcosa di meglio per questo inizio di partita, ma certamente anche l'avversario è molto più valido di quanto non lo sia stato domenica l'Indesit di Tanjevic. Il gioco ripreso con Carrera, con Forti in possesso di palla,
sempre marcamento individuale da parte dello Yoga con Fantozzi. Ora c'è un cambio, Jacopini è passato su Fantozzi, poi ritorna Douglas, ora Forti tenta, sbaglia, recupero, rimbalzo di Gualco che però sbaglia anche il recupero, Tonut lancia, non riesce a recuperare, John Douglas dai tre e realizza, è il primo canestro di John, 14-16, quindi un canestro molto importante da parte dell'americano che ora rispetto agli inizi del campionato ha cambiato molto delle sue caratteristiche di gioco, se così vogliamo. Tonut è servito molto bene sotto canestro ed è facile per lui andare a segno i primi due punti, vi dicevo di John Douglas che certamente ora si dedica molto di più alla regia visto anche il buon aiuto che gli hanno dato in queste ultime partite sia Jacopini che Gualco che Vicinelli, quindi John Douglas molto più votato alla costruzione del gioco e non alla realizzazione. Ancora un cambio, cambio per ora. Con numero 20 esce Forti, entra con numero 5 Rossi. Con numero 20 esce Forti ed entra con il numero 5 Massimo Rossi, un 21enne proveniente dal Treviso, dal Mestre, una guardia di 1,95 m. Ora John Douglas, altri due punti per lui, 16-18, ancora solo due le lunghezze che dividono le formazioni. La Peroni è sempre in possesso di palla con Rossi che tocca il primo pallone della sua partita, servito Tonut. Fantozzi, tira poco Fantozzi, fino a questo momento lo fa Rossi e sono i primi due punti anche per Rossi, due punti per Rossi, due per Tonut, due per Fantozzi, sette per Jelani e quattro per Restani, tre per Forti, quindi 16-20. Jacopini, marcamento individuale anche dalla parte opposta, quindi le due squadre si affrontano in questa identica soluzione difensiva. Ancora un fallo di Carrera, è il secondo fallo per il giocatore che con l'uscita dal campo di Jelani è deputato al marcamento di Leon Douglas. Vicinelli questa volta molto poco pericoloso sotto le plance, ma gioca anche John Douglas, riesce a restare in aria in una posizione incredibile. Un avvitamento e una però sempre l'ottima coordinazione di braccio e di mano. 18-20, ancora due lunghezze da recuperare per lo Yoga in difesa che ora è passata a un marcamento a zona fino a che i giocatori sono, poi ancora John Douglas, Fantozzi cerca la penetrazione, c'è il fallo di Jacopini, vediamo, è il secondo fallo di Jacopini. Non dovrebbero esserci i due tiri, così è l'arbitro Pietrosino, segnala la rimessa laterale, 18-20 il punteggio a metà esatta dal termine della prima frazione di gioco, sempre con la Peroni in possesso di palla, Fantozzi in angolo completamente libero, sbaglia però Fantozzi, però Tonut ancora una volta ha un guizzo vincente molto bello in tap-in, è andato più alto di tutti e ha realizzato 22-18, quindi punteggio che si è stabilizzato sulle 4-2 lunghezze a favore della Peroni, con lo Yoga però in possesso di palla e c'è il fallo di Rossi. Jacopini è passato molto bene lungo la linea laterale e Rossi lo ha fermato fallosamente. Gualco aspetta, Vicinelli riceve e intanto la Peroni ci annuncia lo speaker che ha già raggiunto il settimo fallo, quindi il bonus. Vicinelli da lontano realizza, Vicinelli, inusuale questo tiro dalla lunga, dalla media distanza da parte di Vicinelli, comunque molto positiva questa sua soluzione. 22-20, 9-38 al termine, Fantozzi tornato ad nuovamente a marcamento individuale, lo Yoga che alterna le due difese, Fantozzi è marcato sempre da Jelani, c'è infrazione di 3 secondi e questa volta è stato bravo Gualco a impedire a Tonut di uscire dall'area di 3 secondi e quindi la Yoga ha la possibilità con questo pallone di riportare il punteggio in parità. John Douglas, Jacopini, Leon Douglas, in comprensione fra Leon Douglas e Gualco. Cambio per Peroni, rientra Jelani con numero 17, esce in Carrera. È stato un cambio, c'è un cambio nelle file
della Peroni, è rientrato Abdul Jelani, il grandissimo giocatore di colore della Peroni, che probabilmente aveva avuto qualche problema fisico per recarsi in panchina così subito, mentre Restani, lasciato solo, esce molto bene dal blocco laterale e va a realizzare 6 punti per lui dopo 3 errori. Restani non ha più sbagliato, ancora 4 lunghezze da recuperare per lo Yoga, con Jacopini ancora una volta un semipasticcio in attacco. Vengono marcati molto bene gli attaccanti, soprattutto questa volta forse c'è il fallo, c'è il fallo di Leon Douglas, un fallo di Leon Douglas in attacco. Il pubblico protesta, ma forse questa è una decisione che, come le altre di Filippone, non erano state esatte. Questa probabilmente lo è. 24-20, 8-40 al termine. Fantozzi in possesso di palla, fronteggiato da John Douglas, e poi ancora Rossi per Tonut dall'angolo. Sbaglia questa volta Tonut, bel rimbalzo di Gualco. Gualco quest'oggi è molto positivo anche sotto le plance, ha già conquistato 2 bei palloni in attacco. John Douglas, ancora una volta una penetrazione vincente incredibile dell'americano di casa Fortitudo, veramente bravo. Forse infrazione di passi questa volta da parte di Rossi, però c'è un recupero da parte dello Yoga. John si arresta ancora e realizza, e quindi 5 canestri consecutivi da parte di John Douglas, 24 pari, con 11 punti di John Douglas, 4 di Gualco, 2 di Jacopini, 5 di Leon Douglas, e quindi un po' di elettricità sul parterre, in campo, sugli spalti. Indubbiamente Filippone ha avuto qualche decisione non certo giusta, però è meglio che sia i giocatori, ma soprattutto il pubblico, mantengano la calma, perché certamente non è che con le lamentele che si possano vincere le partite. Vi do 2 notizie sui 2 americani. Jelani, un giocatore già noto in Italia, aveva giocato 2 stagioni anche a Roma, disputando 2 campionati incredibili, poi giocato nell'NBA ed è il 4º anno che è a Livorno. Un giocatore completo, un ottimo tiro da fuori, in 1-1, forte sotto canestro, e certamente un campione completo, anche un buon passatore, soprattutto un giocatore non certo sempre molto continuo, ma dotato di una classe immensa. Comunque il gioco è ripreso sul 24 pari, a 8 minuti esatti al termine della prima frazione di gioco, con il Livorno in possesso di palla. Tonut si porta in posizione alta, fronteggiato da Gualco, poi Restani che è marcato da Vicinelli, e c'è il fallo di Restani questa volta. È giusta la decisione, c'è il fallo di Restani, però la Peroni era in possesso di palla, anche se era proprio in quello stesso istante che era venuto il passaggio che Restani aveva commesso fallo, probabilmente era 1-1. Comunque ancora la Yoga in possesso di palla con John Douglas, Fantozzi su di lui, si alza Fantozzi, si alza John Douglas dai 3, questa volta sbaglia. Jelani rimbalzo, buon recupero di John Douglas, cerca l'assist, John non vi riesce, Tonut recupera, Rossi, servito Jelani in velocità, palleggia Jelani, penetrazione, sbaglia sotto, rimbalzo conquistato da Restani e stoppata di Leon Douglas, che già aveva lottato molto bene sotto le plance. È l'ultima conclusione del Livorno, in particolare di Restani, è stata fermata dall'ottima stoppata di Leon Douglas, e dalla parte opposta c'è un fallo di Restani. Quindi i 2 giocatori sono stati protagonisti, ma sempre nel bene lo è stato Leon Douglas con la stoppata e con questo tentativo da sotto fermato fallosamente da Restani, che si è rimediato anche un tecnico per la protesta. Non vedo perché avesse protestato Restani, il fallo era stato nettissimo, il fendente calato sulle braccia di Leon Douglas penso che dovesse essere soltanto punito con un fallo. 24 pari, 6-53 al termine, punteggio molto basso con Leon Douglas dominatore sotto le plance sia in attacco che in difesa, e preciso anche dalla lunetta, fino a questo momento
3 su 4 per lui, un solo errore nella prima copiola tirata, 25-24 e ancora una volta un vantaggio per lo Jager. 7 punti per Leon Douglas, 26-24, massimo vantaggio per la squadra di casa che ha recuperato molto bene lo sbandamento, seppur breve, di 6 lunghezze rimediato nel corso dei primi 10 minuti. La Peroni, intanto un altro cambio, è entrato col numero 4 Giusti Massimo, il trentenne giocatore play di 1,80 m, anche qua uno dei più bassi giocatori della Serie A, il capitano della squadra di Livorno, la bandiera di Livorno. Ora Carrera sbaglia ancora un canestro, una posizione incredibile, c'è un fallo, c'è il fallo di Giusti. Fallo di Rossi, primo fallo. Sono i primi due tiri. I primi due tentativi dalla lunetta per John Douglas. 12° punto per lui a segno. Punti per John, quindi 28-24, ancora un vantaggio che si è incrementato per la Yoga. Gelani, Tonut prova il tiro dalla lunga, riesce, ha sbagliato poco fino a questo momento Tonut e appena ha un po' di spazio si alza con la sua morbida sospensione, un tiro molto plastico, molto bello da parte del giocatore, del giovanissimo giocatore, già comunque nazionale, ancora Vicinelli. Vicinelli che, non trovando spazio sotto le plance come nella precedente occasione casalinga, ha un 2 su 2 dalla media distanza. C'è il fallo di Vicinelli, Vicinelli è il terzo fallo, deve stare attento a questi falli. Vicinelli, terzo fallo. Spinge molto e probabilmente Sassoli sarà costretto ad effettuare un cambio. Ed è il primo cambio per la squadra di casa e col numero 10 entra Pellacani, quindi vediamo i quintetti, Gualco col 4, Pellacani col 10, Jacopini col 12, John con l'8 e Leon con il 13, mentre per la Peroni abbiamo Carrera in lunetta con il 17, Jelani col 11, Tonut col 7 e Giusti con il 4. Rossi con il 5. Sbagliati tutti e due i tiri di Carrera, però il recupero ancora della, finalmente dello Yoga. E c'è un fallo di Carrera di questo giocatore che è veramente in una giornata negativa. Carrera ha già commesso 3 falli, un giocatore molto giovane, un pivot di 2,04, 21enne, un giocatore dalla discreta velocità, un buon fisico, ottime attitudini al gioco, però scarsi fondamentali, lo abbiamo visto in più di un'occasione sbagliare delle cose molto elementari, molto facili e poi soprattutto chiaramente ancora molto ingenuo, e queste due ultime occasioni lo hanno dimostrato. Pellacani ha sbagliato l'1+1 a lui concesso, 30-26 il punteggio, 5-20 al termine con la Peroni in possesso di palla con Giusti, Rossi, Jelani, Tonut e Restani che è rientrato sostituendo appunto Carrera. Jelani, Restani, ancora circolazione esterna, il taglio di Restani non viene raccolto e c'è la penetrazione di Giusti con il fallo di John Douglas sul tentativo di penetrazione da parte del piccolo play in maglia rossa della Peroni. 5 minuti al termine, 2 tiri, quindi 1+1 per Giusti, per sbagli ancora Giusti, quindi molti errori da entrambe le parti, dalla lunetta e anche di gioco, perché il punteggio è abbastanza basso, 30-26, ma la Peroni è una squadra e il suo coach
Pallone incredibilmente buttato al vento da Pellacani, forse urtato, ma comunque doveva ugualmente cercare il tiro. Alla parte opposta ancora una palla buttata via, infrazione di passi, la rimessa per lo Yoga, quindi frazioni di gioco molto brutte, molto costellate da errori. Non sbaglia invece John Douglas, 15 punti per lui sui 32 totali. Quindi la mia profezia iniziale che John Douglas era più votato alla costruzione che non alla realizzazione in questa occasione, in questa partita, è stata chiaramente smentita e di questo non posso che rallegrarmene, anche se sarebbe opportuno che anche altri giocatori come Gualco, ma soprattutto come Jacopini, cercassero più frequentemente la via del canestro, perché non sempre le possibilità di penetrazione di John Douglas possono risultare vincenti. C'è un time out, vediamo adesso i giocatori attorno a Sassoli, il giovanissimo Coach che certamente ha dei grandissimi meriti sia per la promozione dell'anno scorso dalla A2 alla A1 e anche per come sta conducendo la squadra quest'anno, e anche se la classifica non rende merito a lui e ai suoi giocatori. Ma adesso vediamo inquadrati attorno a Giancarlo Primo i giocatori della Birra Peroni Livorno. Giancarlo Primo, uno dei coach santoni del basket italiano, che ha dato tanto al basket, alla nazionale soprattutto, e probabilmente soltanto a livello di club non ha riscosso quei successi che aveva avuto in nazionale. 32-26 con Tonut però in lunetta a 4-16 dal termine per battere 1-1. È il settimo punto per Tonut, che tira molto poco, però è sempre presente, gioca con cautela, probabilmente anche a causa delle sue condizioni fisiche non ancora perfette. Però è molto preciso e ha dato certamente un buon contributo alla sua squadra fino a questo momento. 32-28, 4 minuti esatti al termine della prima frazione di gioco con John Douglas. Difesa 2-3 da parte della Peroni, molto mobile soprattutto nelle parti basse del campo e ovviamente individuabile in questo la necessità di non far ricevere a Leon Douglas e a Pellacani, che però in questa occasione sull'errore di Jacopini ha conquistato un bel rimbalzo ed ha realizzato i suoi primi due punti, 34-28, quindi 6 lunghezze e quindi il massimo vantaggio da registrare per la Yoga. Con Gelani, autore fino a questo momento di 7 punti. E Fantozzi che è rientrato in campo dopo un periodo in panchina. Un buon servizio di Restani per Gelani, che in questa occasione ha dormito. Quindi una palla, un'altra palla persa in attacco da parte della Peroni. Mentre con tutta calma John organizza il gioco aspettando il piazzamento sempre contro la difesa 2-3 della Peroni, con Gualco in posizione di ala, poi ancora Gualco sulla linea e c'è il fallo. C'è il fallo da parte di Gelani che nell'occasione comunque è stato colpito, ma più che colpito ha urtato con le parti basse, visto il gesto, visto il giocatore accasciato a terra, ha urtato Gualco. E vediamo Gelani veramente in difficoltà, non riesce a risollevarsi. L'altro americano della Peroni, approfittiamo di questo intermezzo per darvi questa notizia su Restani, Kevin Restani, un giocatore 33enne, un ala pivot di 2,05, un giocatore che ha giocato 8 anni con i prof, un giocatore molto utile, un giocatore squadra, dal rendimento costante, da un buon tiro dagli angoli, da fuori, ma certamente un giocatore che ha nei blocchi, nei rimbalzi, una delle sue caratteristiche. Gelani però ora è nuovamente in campo, nuovamente in piedi, e Gualco può battere 1-1 a 3 minuti esatti dal termine di questa prima frazione
di gioco. 34-28 il punteggio, con Gualco che sbaglia, Leon Douglas tenta il tap-in, non riuscito. Fantozzi, penetrazione, c'è il fallo, vediamo a chi è attribuito, mi sembra che sia di Gualco. Gualco il secondo fallo fino a questo momento, due falli di Gualco, uno di John Douglas, due falli di Jacopini, due falli di Leon Douglas e tre falli di Vicinelli. A 2.47 dal termine, sul punteggio di 34-28. Dalla parte opposta abbiamo tre falli di Forti, tre falli di Restani, tre falli di Carrera, mentre altri giocatori della Peroni hanno un fallo. Fantozzi ha realizzato e c'è Jelani che vediamo a fianco della propria panchina, probabilmente non riesce a restare in campo. Però il cambio non è possibile che venga effettuato, per cui Jelani, pur malconcio, dovrà ancora restare in campo fino a che non sia possibile effettuare il cambio. 34-30, Fantozzi ha mandato a segno entrambi i tiri. Jacopini serve sotto Leon Douglas, palla canestro, ancora Jacopini cerca la penetrazione, sbaglia, ancora una volta per Gualco, cerca il tap-in, non riuscito in questa occasione. Un'altra palla buttata al vento da parte della Peroni con Giusti, con Rossi. Veramente sta giocando molto male la Peroni, sta giocando male con molte palle buttate via. Ancora Jacopini prova ma sbaglia. Leon cerca il recupero, non vi riesce e Giancarlo Primo può finalmente effettuare il cambio. E il cambio ha portato in panchina Jelani e Rossi, Jelani in condizioni non certo ottime quest'oggi, rientrati quindi sono Forti e Carrera, quindi il quintetto di Fantozzi, Carrera, Forti, Tonut e Restani per la Peroni, con Fantozzi a segno, 6 punti per lui, 34-32. Da tutti questi palloni giocati male, la Yoga non ha certo tratto profitto, anzi si è fatta recuperare 4 lunghezze. Ora è 34-32 con palla in mano, vediamo come verrà giocata questa palla. La difesa zona probabilmente da parte della Peroni ha dato i suoi frutti, visto che né Gualco né Jacopini hanno trovato la via dalla media distanza, mentre invece qui riesce molto bene Leon Douglas, questa volta da sotto, ma il merito dell'azione è di Gualco che ha fornito al suo pivot americano un ottimo pallone solo da schiacciare dentro. 36-32, 1-12 al termine, con Forti veramente opaco oggi, a Bulico non ha concluso nulla di buono, Tonut cerca il tiro dai tre, sbaglia Tonut, palla di Pellacani e nonostante le lamentele mi sembra che sia stato proprio lui l'autore del pallone cacciato sulla linea di fondo. Un minuto da parte dello Yoga. A 36-32, quindi fino a questo momento ci sono 4 punti di Gualco, 15 di John Douglas, 2 di Pellacani, 2 di Jacopini, 9 punti di Leon Douglas, 4 punti di Vicinelli. Per la Peroni ci sono 6 punti di Fantozzi, 8 di Tonut, 2 di Rossi, 7 di Jelani, 6 di Restani e 3 di Forti. Vediamo. A 36-32, un minuto quindi al termine, con il gioco che riprende con la Peroni in possesso di palla. John Douglas è sempre su Fantozzi, tornata difesa individuale, aggressiva. Vediamo ora che Carrera, vedi, ancora una volta avete visto, Carrera ha degli ottimi movimenti, però sbaglia delle conclusioni proprio, forse anche per mancanza di peso, probabilmente mancanza di potenza nella realizzazione.
Ma l'errore di Carrera comunque è stato buono per Tonuti, che ha conquistato un bel rimbalzo e ha realizzato 36-34. Gualco prova il tiro dalla media, sbaglia Gualco, ancora lotta, molto bravo Pellacani, Pellacani che va a schiacciare di prepotenza. ...38-34, quindi ancora una bella prodezza di questo giocatore che ha nel fisico, nelle caviglie esplosive, nella sua elevazione, una delle armi migliori. Dalla parte opposta Restani a fil di sirena va a segno, quindi ottavo punto per Restani. Termina il primo tempo 38-36 a favore dello Yoga, a risentirci per la ripresa del gioco. Secondo tempo, Birra Peroni 36, Yoga Massa Lombarda 38, quindi due lunghezze di vantaggio per la squadra di casa. Vediamo i quintetti per la Peroni, che ha conquistato il primo pallone Restani, col numero 20 Forti, col numero 10 Fantozzi, col numero 7 Tonutte e col numero 17 Carrera. Nella parte opposta John Douglas, Leon Douglas, Pellacani, Gualco e Jacopini. Quindi molti cambi scarsi, cambi molto scarsi nelle file dello Yoga, soltanto il cambio di Vicinelli con Pellacani in questo primo tempo, in questo inizio di ripresa. Quindi 38-36, il primo pallone della ripresa da parte dello Yoga, con la Peroni schierata zona 2-3, è la zona che gli ha permesso quel buon recupero finale di 6 lunghezze e anche questa palla è stata recuperata proprio in virtù di questa buona difesa. C'è una grandissima stoppata di John Douglas sulla penetrazione di Fantozzi. Peroni ancora con la palla da giocare, con un altro buon recupero, poi ancora un'altra palla persa, ancora recupero da parte di Gualco. 3-4 tocchi consecutivi, prima palla Peroni, poi palla Yoga e ora ancora palla Yoga. 38-36, quindi un minuto e mezzo senza segnature. La Peroni è partita senza Jelani, che certamente ha qualche problema fisico da risolvere, l'aveva all'inizio, poi è dovuto uscire dal campo e ora è ancora in panchina con Gualco, che viene fronteggiato da Carrera. Certamente Gualco deve rendere parecchi centimetri. Jacopini, e c'è infrazione di passi da parte di Jacopini, però c'è un cambio e quindi la possibilità di una palla giocata veloce in contropiede viene fermata proprio dalla panchina stessa della Peroni. Esce Carrera e rientra Jelani e ve lo vediamo fasciato al ginocchio sinistro, quindi probabilmente è questa la causa delle sue incertezze precedenti, delle sue uscite dal campo. 38-36 ancora con Fantozzi, con Jelani in possesso di palla, ancora infrazione di passi, ancora una palla persa da parte di la Peroni. Ed ecco un altro cambio ed è la prima volta che entra in campo con il numero 9 Giacomo Zatti, il giovane playmaker guardia della squadra di casa Fortitudo. Vediamo ora sempre 2-3 la zona da battere, mentre Pellacani serve fuori Gualco, che non può tirare, non tira, e ancora una palla rubata da Fantozzi, grande velocità per questo giocatore, ma ancora un errore, quindi veramente incredibili queste due azioni. Fantozzi ha sbagliato quanto di stupendo aveva fatto con il recupero dalla parte opposta, però prima sbaglia John Douglas, poi il recupero di Leon Douglas e quindi 11 punti a segno, sono i primi due punti del secondo tempo dopo 2 minuti e 20, quindi indice questo del grande nervosismo che c'era in campo da entrambe le squadre. Quindi due primi punti giocati, ancora una palla persa in attacco da parte della Peroni. Giancarlo Primo si alza dalla panchina, scuote la sua imperturbabile flemma e urla tutta la sua rabbia ai suoi giocatori. 40-36, 17-26 al termine dell'incontro, con Gualco in possesso di palla. Servito John Douglas, servito Leon Douglas sotto, ottimo movimento da parte di Leon Douglas, molto ferma la difesa
in queste prime battute di gioco molto ferma la difesa sotto le planche e Leon Douglas ne ha approfittato ed è quindi riportato la sua squadra al massimo vantaggio 42-36 con Laperoni che cerca di ribattere dai tre per forti ed è tre ancora, quindi veramente questo giocatore quando tira dai tre e quando tira realizza, quindi due tentativi solo per lui e sei punti per Forti Andrea, una giovane, una guardia di 2 metri del 1962, Gualco dalla parte opposta sbaglia, quindi 42-39, Restani si arresta, servito Fantozzi, poi Tonut, poi ancora Forti, questa volta Forti sbaglia, ma c'è Restani sotto le planche a realizzare 42-41, quindi un parziale di 5-0 a favore della Peroni. C'è la difficoltà da parte della Yoga di trovare dei tiri dalla media distanza, ci prova Douglas dai tre ma sbaglia, ancora Fantozzi in gran velocità, veramente. Vediamo se questa volta non sbaglia e dopo due tentativi di penetrazione errati al terzo è andato a segno riportando 43-42 in vantaggio la sua squadra di una lunghezza. Gualco sbaglia ancora, Gualco, rimbalzo di Jelani e viene spinto fuori da Pellacani, quindi un fallo di Pellacani, è il primo fallo di Pellacani e c'è un cambio, esce Zatti, Gualco, Vicinelli e rientrano Jacopini, Vicinelli ed entra per la prima volta con il numero 5 Marco Bergonzoni, quindi una lunghezza da recuperare per lo Yoga con Jelani in possesso di palla, servito Fantozzi molto mobile, questa volta ancora una volta brucia la guardia di John Douglas e va a segno e il merito di questo vantaggio 45-42, tre lunghezze di vantaggio vanno certamente a questo giocatore che con i suoi guizzi, con le sue palle rubate, con questa ottima penetrazione ha portato in vantaggio i suoi. Dalla parte opposta sbaglia Leon Douglas, ancora Fantozzi in velocità, tutto campo, si arresta, servito Restani, 2 punti, 12 punti per Restani, veramente, veramente un applauso, un parziale di 11-0 a favore della Peroni, veramente un applauso per Fantozzi che è stato l'artefice di questa rimonta. Fantozzi, una play guardia di 1,87 del 1961, quindi 23enne, 24 anni, proveniente dal vivaio di Livorno, un talento naturale con particolare difficoltà a disciplinarsi e probabilmente l'abbiamo visto anche oggi in più di un'occasione, però immarcabile in velocità, con fantasia ed inventiva certamente da rimarcare e oggi ha dato un saggio di queste sue caratteristiche. Quindi 15 minuti esatti al termine della partita con lo Yoga in difficoltà in un parziale di 11-0, quindi in 3 minuti sotto di 5 lunghezze, 47-42. Jacopini ancora prova e questa volta trova, è il secondo canestro di Jacopini in ombra fino a questo momento, molto ben marcato e la difficoltà di trovare le penetrazioni che in altre occasioni avevano fatto di lui un'arma vincente, questa sera è molto più difficile. ...44-47... Fantozzi, ancora Fantozzi, penetrazione, ancora canestro, 12 punti per Fantozzi, 44-49, 6 punti di Fantozzi, altre palle rubate, veramente bravo, si alza il grido anche Peroni, quindi dei sostenitori, uno sparuto gruppo, saranno sì e no un centinaio, comunque sono venuti qua a sostenere con grande passione la propria formazione. Dalla parte opposta Leon Douglas è l'unico che si sta dando da fare, mentre fino a questo momento nella ripresa dopo un ottimo primo tempo sta mancando John Douglas,
John Douglas, al quale probabilmente hanno preso le misure, non riesce più a avere le penetrazioni vincenti. 3 secondi esatto, la decisione di Petrosino, un buon tentativo di assist da parte di Jelani, è frustrato da un 3 secondi ineccepibili. 46-49, 13-42 al termine, ancora una palla per la squadra di casa, per la Fortitudo. Bergonzoni si libera molto bene dalla guardia e va a realizzare Copini. Bergonzoni, 2 punti per Bergonzoni. Ancora Forti dalla lunga, sbaglia Forti, rimbalzo di Leon Douglas, molto bravo Jacopini, salta la guardia di Fantozzi, 1-3 contro 1 e Jacopini a segno, preferisce concludere. E ancora quindi un parziale di 6-0, 50-49, molto brava ancora una volta la Iolga, una squadra che dimostra sempre di avere carattere, di non lasciarsi abbattere dai parziali superiori degli avversari. Quindi a un parziale di 11-0 ha fatto riscontro un 6-0 per lo Yoga. Tonute a segno, bravo anche Tonute ancora una volta, sbaglia molto poco Tonute, tira poco ma quando tira lo fa con efficacia. 51-50, ancora in vantaggio la Peroni. Vicinelli questa volta ancora ha portato al fallo Jelani, quindi Vicinelli oggi sta giocando fuori, è certo le penetrazioni, i tagli sotto canestro che gli erano stati possibili domenica contro la Indesit, quest'oggi non sono possibili visto la stazza degli avversari sotto canestro, vista la presenza di Restani, di Jelani, però ha cercato con successo in 2 occasioni precedenti la via del canestro dalla media distanza, sbaglia il primo, realizza il secondo, è il 5° punto per Vicinelli, 51 pari. Intanto Bergonzoni ha commesso una ingenuità in attacco, ha fatto un fallo assolutamente gratuito. 12-26 al termine, 51 pari con la Peroni in possesso di palla. Con John Douglas, aspetta che arrivi anche Leon, Jacopini, salta Forti, e va a prendersi un fallo, è Jelani che l'ha commesso ed è il 3° fallo di Jelani, quindi abbiamo 3 falli di Jelani, 3 di Carrera, 3 di Restani, 3 di Forti nelle file della Peroni, mentre per lo Yoga vi sono soltanto i 3 falli di Vicinelli, oltre altri giocatori con 2 o con 1 fallo. Comunque pochi falli in questo secondo tempo, 2 falli a testa sia per la Peroni che per lo Yoga. 51 pari, 12 minuti al termine, prova Bergonzoni, finta al tiro, poi serve Leon Douglas e poi Leon Douglas ha un'assistenza incredibile per Vicinelli. Molto bravo Leon Douglas, ha fintato il tiro. 53-51. Veramente bravo Leon Douglas, anche in questa occasione ha dimostrato di quanto può valere questo giocatore, certamente dai mezzi fisici ormai compromessi dall'età e dagli acciacchi, ma certamente dotato da una classe immensa. Tonuta ha realizzato, c'è stato un fallo su di lui commesso dopo il tiro, quindi soltanto una rimessa dalla linea laterale, dalla linea di fondo. Fallo di Vicinelli. Vicinelli ha commesso fallo, ecco questo fallo proprio non ci voleva, è il 4° fallo di Vicinelli, proprio l'unico giocatore in campo nel filo di Yoga con 3 falli e lo ha commesso, quindi 4 falli, è rientrato Pellacani, 53 pari, avvincente, appassionante partita come tante che abbiamo visto dello Yoga. Jacopini finta al tiro, ancora Bergonzoni finta al tiro, serve John Douglas, Pellacani sotto, ci gira molto bene e va a realizzare. 6° punto per Nino Pellacani, molto bravo quest'oggi, disciplinato, fa le cose giuste ed è sempre il giocatore che vorremmo sempre vedere, il giocatore che ha nei mesi fisici le caratteristiche principali. Forse ancora una volta Jelani aveva passeggiato, come spesso accade c'è un parapiglia su un fallo piuttosto vistoso, Jelani è nervoso, certo che il fallo commesso da Pellacani su di lui è stato abbastanza duro.
È il primo fallo di Pellacani. Fallo di Pellacani. Il secondo fallo di Pellacani viene segnato in questo istante. E ancora una volta Jelani deve ricorrere alle cure del medico, del massaggiatore. Ha certamente dei problemi oggi Jelani. Comunque c'è la pronta riconciliazione fra i due giocatori ed è certamente un bel gesto questo del grande campione americano, del grande campione negro che va da Nino Pellacani, e i due si danno una stretta di mano. 55-53, Jelani, ottavo punto per lui, 10-47 al termine. E ancora Jelani in difficoltà, però probabilmente sangue al naso. Rientra nuovamente. Ormai non contiamo più le volte che Jelani si è avvicinato alla panchina per poi ritornare in campo. Comunque ora può battere il secondo tiro libero. A segno, 55 pari, 9 punti per Jelani. Bergonzoni ancora, non finta molto spesso il tiro, poi preferisce aprire ancora. Marcamento della Peroni è sempre a zona 2-3, una zona che sta dando dei buoni frutti, stanno cercando di limitare i rifornimenti a Leon Douglas, visto che sia Jacopini che Gualco, ora non è in campo, ma anche quando lo è stato, non è stato molto preciso. Infrazione di doppio palleggio di Jelani. Anche Jelani quest'oggi non è certamente molto valido in campo, anche se ogni tanto qualche sprazzo di bel gioco lo sa dare, però non ha quella continuità che in altre occasioni lo aveva visto realizzare anche molti punti. Vi ricordo che Jelani deve avere circa 23 punti al tiro, 22 punti al tiro di media, quindi oggi è chiaramente al di sotto delle sue medie abituali che fino a questo momento l'avevamo visto in campionato. John Douglas. È il primo tiro di John Douglas nella ripresa e speriamo che dopo non aver tirato per 10 minuti ora lo faccia con continuità e con successo. 57-55, due punti di vantaggio per lo Yoga che ora difende 2-3, quindi una difesa analoga a quella della Peroni, che è in campo con Forti, con Tonut, con Fantozzi e con i due americani. E ancora una volta Forti da 3, quindi 9 punti, 3 su 3 per Forti dalla lunga distanza. 58-57, nuovo vantaggio della Peroni, 9 minuti al termine. E questa volta John che prova dai 3 ma sbaglia, rimbalzo lungo conquistato però da Leon Douglas, si lascia sfuggire la palla, infrazione probabilmente di passi di Jacopini non rilevati, e questa volta forse Tonut toglie via la palla dal canestro. Forse il canestro era già in parabola discendente, però aveva toccato il ferro, per cui l'intervento di Tonut è regolare. 58-57. Ancora Forti, lasciato solo, sbaglia, deve tirare dai 3, quando è dai 2 Forti non realizza. È strana questa, perlomeno quanto si sta verificando oggi. Forti ha realizzato 3 volte dai 3, ha sbagliato altrettanto dai 2 punti, più o meno dalla stessa posizione, soltanto leggermente più dentro l'area dei 3, l'area del tiro dai 2 punti. 58-57, ancora lo Yoga in possesso di palla, John Douglas prova, si alza in sospensione, sbaglia, ma Leon Douglas ancora una volta salta da solo, sbaglia ancora, però il rimbalzo ancora di Pellacani è ancora un errore, quindi veramente... Fallo di Fantozzi, secondo fallo. Veramente buoni questi tentativi di rimbalzo da parte dello Yoga. D'altra parte vorrei ricordare che la Yoga è una delle squadre che primeggia nei rimbalzi offensivi, difatti è seconda con 15 rimbalzi di media a partita, proprio per la sua propensione e i suoi giocatori, a Leon Douglas, a Pellacani, a Vicinelli, di lottare molto bene sotto le planche. Dalla parte opposta la Peroni invece non lo è altrettanto proprio ai rimbalzi, ma una delle cause sicuramente è il fatto che è prima nei tiri da 2 punti, quindi certamente se quando tira fa canestro è difficile possa esservi il rimbalzo. In ogni modo Pellacani è stato
preciso dalla lunetta, 8 punti per Pellacani e ancora una volta 59-58, una lunghezza per la squadra di casa, per la Fortitudo. Fantozzi, servito Jelani, marcato da Leon Douglas. Questa volta i due punti di Jelani sono inevitabili, 11 punti per lui, 60-59, 8 minuti al termine, ancora quindi la squadra, ed è presumibile che lo sia fino alla fine dell'incontro, punto a punto, 59-60, sempre 2-3 la difesa da parte della Peroni, con John Douglas. Jacopini non ha trovato la via, mentre è Bergonzoni che commette una infrazione di passi. Bergonzoni dovrebbe evitare di continuare a fintare il tiro, di fintare il passaggio, fintare l'entrata, perché in questo modo, e questa è stata una dimostrazione, può commettere un'infrazione di passi e purtroppo è costato questo pallone importantissimo che ora è nelle mani della Peroni, con Fantozzi sempre marcato, adesso individuale da parte di John Douglas. C'è il blocco di Jelani e poi Restani nel secondo tempo non ha tirato, ha tirato poco, lo fa adesso con successo, e tre lunghezze di vantaggio, 62-59, 7-12 al termine. Ancora Jacopini, adesso ancora Bergonzoni, anche questa volta ha fatto una finta, ancora Bergonzoni. Bergonzoni che va a commettere un fallo, un fallo inutile, per il momento comunque non è. Tanto c'è un cambio, Sassoli manda in panchina Jacopini e rientra Gualco. 6-50 al termine, 62-59, tre lunghezze, Forti da solo non tira, però è brava, è buono nella sua scelta perché serve Tonut. E Tonut a segno, 16 punti per Tonut, ha sbagliato pochissimo Tonut. 64-59, preoccupante questo massimo vantaggio di 5 lunghezze, a 6-28 al termine, ancora Bergonzoni che questa volta ha un'ottima iniziativa. Serve sotto Leon Douglas con una buona palla schiacciata a terra, 17° punto per Leon Douglas che è il migliore marcatore della partita. Fino a questo momento ci sono 4 di Gualco, 2 di Bergonzoni, 17 di John Douglas, quindi i due fratelli sono appaiati in questa speciale classifica, 17 punti per lui, 17 per Leon, 8 punti per Pellacani, 6 punti per Jacopini, 7 punti per Vicinelli. Leon Douglas con questo tiro libero va a 18, quindi oltrepassa il fratello ed è il miglior marcatore della partita, 64-62. Dalla parte opposta ci sono 2 punti di Rossi, 16 di Tonut, 12 di Fantozzi, 11 di Jelani, 14 di Restani, 9 di Forti. La Peroni in possesso di palla con Forti, Restani in angolo per Tonut, finta di Tonut, bellissima palla di Tonut per Jelani. Bella questa entrata ritardata da parte di Jelani e ottimo anche il passaggio di Alberto Tonut. Oggi sta dimostrando tutta la sua classe, butta via pochissimi palloni. C'è il fallo, la rimessa però è per la Peroni, quindi non vi è tiro libero. Rimessa laterale, già effettuata con Forti, ancora Restani al tiro e Restani realizza. 5-46 al termine, 4 lunghezze da recuperare. Gualco, John Douglas, ancora Bergonzoni, il taglio di Leon Douglas è fermato molto bene da Restani, la zona 2-3 mette in difficoltà lo Yoga, c'è Jelani che commette fallo, è il quarto fallo, dovrebbe essere il quarto fallo di Jelani, quindi il quarto fallo del giocatore di casa livornese, poi un cambio. C'è un cambio nelle file dello Yoga ed è entrato con, sono rientrati sia Zatti che Jacopini ed è sceso Bergonzoni e John Douglas. Ancora una bella palla di Leon Douglas con per Pellacani che però non riesce a controllarla, quindi un'altra occasione buttata al vento, peccato. 66-62, 5-18 al termine. Ora i palloni bruciano, ogni azione può essere determinante, soprattutto
a Peroni, vediamo al tiro con Tonut, ancora Tonut a segno, 18 punti per Alberto Tonut, già 23 presenze in nazionale. Jacopini dai 3, sbaglia, tentativo di tap-in di Gualco, non riuscito. Fantozzi, Restani, 4 contro 1 per la Peroni, con Fantozzi che però come al solito fa tutto da solo e sbaglia. Quindi un giocatore, questo Fantozzi, nel bene e nel male determinante. C'è l'entrata di Vincente di Jacopini, 8 punti, Jelani cade a terra, però non c'è fallo, 68-64, 4-30 al termine. Ancora la Yoga che lotta molto bene, duramente su ogni pallone, deve difendersi da questo attacco della Peroni. Jelani servito sotto, molto bravo Jelani, e ancora una volta viene fermato in maniera abbastanza brutale dai difensori dello Yoga, in particolare Leon Douglas che commette fallo, ed è il quarto fallo anche per Leon Douglas. Quindi abbiamo i due lunghi di Casa Fortitudo Yoga, sia Leon Douglas che Vicinelli, con 4 falli. Dalla parte opposta c'è solo Jelani con 4. Settimo fallo di squadra per lo Yoga. Ancora uno da battere per Jelani. Sbaglia Jelani secondo, quindi 12 punti per lui e il punteggio resta 69-69, 6-4, 4-12 al termine. 4-12 con Zatti, 2-3, gioco molto lento da parte del Yoga. Ancora una volta Leon Douglas dà uno stupendo pallone per Gualco. 69-66, 69-66, 3-58 al termine. Leon Douglas ha giocato una partita molto bella, molto bravo è stato a caricare il fatto degli avversari, ha difeso molto bene su Jelani, anche questa è una dimostrazione. Forse questa palla doveva essere dello Yoga, probabilmente è stato Jelani a toccarla per ultimo, però l'arbitro Filippone era a due passi, ha deciso per l'opposto, per cui ancora palla in favore della Peroni con Tonut, ancora una volta servito sotto Jelani che sbaglia, Jelani un canestro già fatto, 69-66, tre lunghezze da recuperare. Gualco dall'angolo tutto solo, sbaglia Gualco, rimbalzo di Tonut, Fantozzi in velocità, Fantozzi come sempre, vediamo questa volta, e ancora una volta una palla buttata al vento. Una palla buttata al vento da parte della Peroni. Rientrano John Douglas e Luca Vicinelli, escono Pellacani. C'è un minuto, c'è un time out, vediamo. Quindi 3-23 al termine, 3-23 al termine, tre lunghezze di svantaggio per la squadra di casa, che ha fino a questo momento 6 punti di Gualco, 2 di Bergonzoni, 17 di John Douglas, 8 di Pellacani, 8 di Jacopini, 18 di Leon Douglas, 7 di Vicinelli. Sono usciti intanto allora Jacopini e Pellacani, quindi per questi tre minuti finali il quintetto dello Yoga è con Gualco, Leon Douglas, John Douglas, Vicinelli e Zatti. Tre lunghezze da recuperare, Gualco, sbaglia Gualco, però c'è un tap-in, forse un tap-in che era di Restani. Questa volta nel tentativo di... c'è stato il fallo di Leon Douglas e sull'errore di Leon Douglas contemporaneamente sul rimbalzo.
Restani, mi sembra che l'ultimo tocco sia stato il suo, ha realizzato. Leon Douglas deve uscire, viene applaudito calorosamente dal pubblico. Molto bravo è stato Leon Douglas, autore di 18 punti, con tanti rimbalzi, una buona difesa su Jelani, tanti falli procurati agli avversari e 3 o 4 assist per i suoi compagni. 69 a 68, quindi 3 minuti e 5 al termine. Ora Restani, per il fallo commesso su di lui, potrà andare in lunetta con 1 più 1. Vediamo Restani, questa è una palla molto importante. Assegno a Restani. Quindi 17 punti per Restani. punti, 71 a 68. Quindi tre lunghezze, 3 minuti esatti al termine. John Douglas, Zatti, Gualco. Sempre zona, non ha più cambiato difesa. Giancarlo Primo, sempre la 2-3, una zona che ha sicuramente pagato. John Douglas dai 3. Quindi 20 punti per John Douglas e 71 pari. Quindi un canestro importantissimo per l'americano di casa Fortitudo, il pubblico si infiamma, stiamo giocando una bolgia assordante di fischi, 2.33 al termine, c'è il fallo di Restani in attacco, Gualco era caduto, i giocatori non si erano avveduti, non avevano sentito il fischio, ma Petrosino sull'azione aveva visto chiaramente il fallo di Restani in attacco, 2.29 al termine, palla nelle mani della Fortitudo con Restani, anche lui vittima del quarto fallo, 4 falli Jelani, 4 falli Restani, 2.22 al termine, con lo Yoga in possesso di palla, in perfetta parità le due squadre in questa vincente partita, sesta giornata del massimo campionato di Serie A1 di ritorno ovviamente. 2.10, ancora difficoltà a orchestrare la manovra, Gualco fuori per Zatti, Zatti cerca la penetrazione, sbaglia però il rimbalzo ancora una volta di Gualco che perde palla e la rimessa è per Laperoni con Fantozzi che serve forti, 2 minuti esatti al termine. Jelani commette infrazione di passi in partenza, ancora una volta Petrosino ha visto giusto, infrazione di passi. Quindi ancora una possibilità. pari, ancora in possesso di palla e vediamo ancora un battibecco fra Pellacani e Jelani, il fallo però è di Pellacani. 1.20 al termine, quindi parecchia confusione in queste ultime battute di gioco, è il terzo fallo di Pellacani. Quindi una partita che sta facendo vibrare il pubblico presente, anche quei pochi sostenitori di marca livornese presente sugli spalti, quindi 1 minuto e 20 al termine, Jelani in lunetta, 12 punti per lui fino a questo momento, un 1 più 1 importantissimo, vediamo. Ha sbagliato Jelani, ma Pellacani è entrato anzitempo, per cui la decisione è di ripetere. E intanto dei sostenitori buttano monete in campo e chiaramente in questo caso non si deve parlare di sostenitori ma gente che vuole soltanto fare il danno della propria squadra e una moneta ha colpito alla schiena anche Petrosino, però nulla di grave per il momento almeno, certamente le conseguenze si faranno sentire in sede di giudicante. E Jelani è in lunetta per battere nuovamente l'1 più 1.
Questa volta va a segno Jelani. Il suo 13° punto. Sbaglia il secondo, anche il tapin di Tonutte non va a segno, per cui 72-71, una palla di fuoco nelle mani di John Douglas, vediamo che va finta al tiro e poi ancora, questa volta tira e questa volta va a segno da 3 John Douglas, 23 punti per John, 74-72, un minuto al termine, veramente incredibili queste due soluzioni di una freddezza inaudita di John Douglas, che è andato a segno dai 3 punti, ha fintato 2 volte il tiro e poi 2 volte a segno, quindi 6 punti per lui. C'è un fallo ancora sotto Restani, confusione, c'è il fallo, un fallo veramente ancora una volta di Pellacani su Tonut in una confusione incredibile sotto le plance. Certamente non si potevano commentare queste azioni, però 39 secondi al termine, 74-72, l'incitamento dei tifosi va a 1000. Il gioco riprenderà probabilmente con 2 tiri liberi per Tonut e non per 1+1, mi sembrava più giusto dare l'1+1, però gli arbitri hanno già segnalato 2 tiri liberi per Alberto Tonut, quindi avrà la possibilità di portarsi in perfetta parità a 39 secondi esatti al termine di questa appassionante partita. Intanto Pellacani, anche lui autore del quarto fallo. 2 punti per Rossi, 18 per Tonut, 12 per Fantozzi, 13 per Jelani, 0 punti per Carrera. Veramente negativa la prestazione di questo giocatore, tant'è vero che nel secondo tempo praticamente non è entrato in campo, ha giocato molto poco. 18 punti per Restani e 9 punti per Forti, per la Peroni. Dalla parte opposta ci sono 6 punti di Gualco, 2 di Bergonzoni, 23 di John Douglas, e ancora una volta vi ricordo gli ultimi 2 realizzati dai 3 punti, 8 punti di Pellacani, 8 di Jacopini, 18 di Leon Douglas, che è già uscito per raggiunto limite di falli, e 7 punti di Vicinelli. Alberto Tonut in lunetta. ...19 punti per Tonut. ...20° punto per Tonut, squadra in perfetta parità a 34 secondi dal termine. John, c'è Forti su di lui, Forti, Forti ancora, John Douglas questa volta non riesce, prova Jacopini dai 3, sbaglia Jacopini e il rimbalzo è conquistato dalla Peroni. 18 secondi al termine, 16 secondi, l'ultima palla è per la Peroni, Fantozzi, John Douglas è su di lui, il blocco portato da Jelani, però John si libera, Fantozzi ancora, 4 secondi al termine, questa volta forse Restani al tiro. E Restani, la palla va dentro, vediamo, la palla è stata buttata dentro, stava uscendo, la palla è stata buttata dentro, quindi 76-74, la Peroni vince incredibilmente questa partita, ma secondo me niente da dire, è andata a toccare la palla, è andata a tirare via la palla, forse andava già fuori, l'ha toccata e quindi l'arbitro Filippone ha dato buono canestro, quindi 76-74, la Peroni vince questa partita, incredibilmente vince la Peroni questa partita. Adesso certamente ci saranno i problemi di ordine pubblico, comunque queste sono cose che ormai non interessano più il gioco. 76-74 questo risultato finale, anche se su un finale non certo buono, Lele Garzia vi saluta dal Palazzo dello Sport di Bologna, saluta gli amici di Canale 55, gli amici di TRB Intervideo, da appuntamento per giovedì 7 febbraio ore 23
alle ore su TRB Intervideo per il derby Granarolo Yoga. Buonanotte.